se lo leggiamo tutto finiamo verso le due, quindi sarò molto stringato. Come già detto, l'ingegner Boggi il 5 dicembre ha compiuto 100 anni, lui è nato alla Spezia, si è iscritto inizialmente all'Ordine di Genova e poi nel 1977 si è trasferito a Venezia e si è iscritto al nostro ordine. Per sommissimi capi, la sua laurea in ingegneria navale e meccanica all'Università di Genova è specializzato in saldature e saldature saldate. È stato inizialmente alla Spezia, capo ufficio tecnico delle officine Galeazzi e capo ufficio tecnico dei cantieri navali. È poi passato a Savona come capo ispettore del registro italiano del RINA, del registro italiano navale, poi vice direttore tecnico e direttore dell'ACNIL, allora ACNIL, l'attuale CTV di Venezia. Ha svolto attività di libero professionista nei settori navali, meccanico, trasporti navali, terrestri, mezzi di sollevamento e tutto quello che ne consegue. Ha estensore del piano dei trasporti della provincia di Belluno, ha collaborato con CNR e con l'Università di Venezia e con l'Istituto di Architettura. È stato vicepresidente nazionale e presidente della sezione veneta di Atena, l'Associazione Italiana di Tecnica Navale, di cui è attualmente senatore, e poi è stato anche direttore del UDICER Nauti Test, organismo notificato alla Comunità Europea per la certificazione e le visite di sicurezza delle imbarcazioni, di cui è attualmente tuttora presidente onorario. Ha scritto più di 100 pubblicazioni di carattere tecnico, economico, su riviste specializzate e in vari convegni. Ve li risparmio per questioni solo di tempo, perché altrimenti sono 6-7 pagine, però Mazzino Boggi, che adesso dal 2021-2023 vi leggo le ultime novità delle sue scritture. Fisica, evoluzione da Aristotele a Einstein, sulle reprimende di Dante alla Chiesa Cattolica, energia dal rollio delle navi, nel miraggio di una pace universale, quale italiano parleremo domani, pompa di calore, raccontina edificante, l'alba di un nuovo mondo, la via della seta per una struttura unificata di analisi nel porto di Venezia, superamento della tipologia dei trasporti. Queste sono tutte le ultime, tutte le 2023.